Del direttore sportivo Ciro Polito, ormai in dirittura di arrivo la stagione regolare. Parola al direttore, prego. Buon pomeriggio a tutti, ci tenevo ad essere presente perché ogni tanto è pure giusto che il popolo biancorosso sentisse anche la voce della società. A step, ogni step, credo che sia giusto farsi vedere, e siccome ormai siamo a quasi alla fine della regular season, manca una sola gara, però abbiamo un risultato ormai acquisito che è la terza posizione in classifica, e quindi è giusto che potessimo essere presenti alla conferenza e metterci a disposizione di tutti voi. Aspetta, cominciamo con qualche domanda. Prego, Antonio Guido del Corriere dello Sport. Si completerà sicuramente dopo i playoff. Comunque è un gran successo aver portato la squadra al terzo posto, una matricola con le risorse a disposizione che non erano certamente quello delle altre squadre super milionarie, il Genova, lo stesso Frosinone, per non parlare del Brescia e del Venezia. Non c'è da farti i complimenti con tutto il cuore e di darti ancora un bocca al lupo. Grazie Antonio. Intanto Crepi, io dico, ho finito la regular season, quindi manca l'ultima gara e poi andremo a affrontare quei playoff che tutti ci teniamo. È giusto che quello che è stato fatto, io una cosa vorrei precisare: abbiamo detto tante volte che la squadra, siamo una neopromossa e quindi magari non nessuno si aspettava che potessimo avere un risultato del genere. Mi piace, e come ho sempre detto, questi ragazzi hanno fatto tanto, ma ormai, siccome è passato un anno e il quadro è chiaro, questa è una squadra forte, l'ha dimostrato sotto tutti gli aspetti, in un campionato con una continuità incredibile. E se pensiamo che abbiamo 17 squadre dietro e solo due davanti, vuol dire che hanno fatto qualcosa di incredibile. Questo è vero. Non voglio parlare di miracolo perché è una parola che io non uso, perché il miracolo per me sono fatti nella vita, che ci sono cose più importanti, ma è un'impresa veramente importante, e dobbiamo cercare a questo punto di completare questa impresa e cercare veramente di portare quella Serie A a questa città che tanto manca e tanto merita. Prego Enzo Tamborra, Telebari. Sì, vabbè, la domanda magari non è giusto fare adesso nella scaletta, però tocca a me parlare, quindi la faccio adesso come seconda cosa, no? È chiaro che sei entrato nel cuore della gente di Bari, la gente di Bari ti considera una garanzia assoluta. Negli ultimi giorni abbiamo letto il tuo nome accostato ad un'eventuale sostituzione di Giuntoli a Napoli. Il tuo futuro dove lo vedi? Lo vedi ancora qui a Bari, per rassicurare da questo punto di vista i tifosi? Enzo, tu lo sai, io sono una persona che sono sempre a guardare il presente, il futuro non ci appartiene, perché nella vita possono succedere tante cose. Che il mio nome sia accostato al Napoli è motivo d'orgoglio, vuol dire che qualche cosa di buono abbiamo fatto negli anni. Però ti posso garantire che a me personalmente non è stato detto niente. Stamattina leggevo, mi hanno accostato all'Empoli, e vuol dire che magari qualcuno se ne accorge il lavoro che fa. Ma io sto veramente tanto bene qua e sono veramente, se lo dico, concentrato ad un solo obiettivo, quello che tutti noi vogliamo, che è riportare la Serie A Bari. Ormai non ci possiamo nascondere, abbiamo degli spareggi e voglio che tutta la mia concentrazione sia sulla squadra, sul momento, e non pensare a quello che si dice. Può far piacere, ma veramente sono serenissimo. Prego Davide Lattanzi. Sì direttore, giusto per chiudere questa parentesi, è chiaro che ci si sta giocando un mondo in questi 20 giorni che seguiranno, però a Bari forse, dato insomma le scottature del passato, il progetto è ancora più importante di quello che può avvenire, quindi le chiedo insomma da garante assoluto del programma che con lei è cominciato, lei comunque, al di là di quello che avverrà di qui a un mesetto, come lo vede il proseguimento di questo progetto? Guarda, ma il progetto, sappiamo che noi abbiamo una situazione che è un po' sempre al limite, no? Sappiamo che se raggiungessimo la Serie A, la nostra proprietà,
che è una proprietà solidissima, non ci ha fatto mai mancare niente, e io direi chapeau per quello che ha portato a questa città, e sappiamo che poi dopo è un futuro che sarà sicuramente roseo, perché non sono degli sprovveduti, sono secondo me uno dei top in questo mondo, l'hanno dimostrato con i fatti e non con le chiacchiere, e sicuramente poi dopo il futuro lo si deciderà, si vedrà. Ok, quindi in base un po' anche alla categoria, se... quindi tutto il resto sono chiacchiere, non c'è tanto da programmare, se non andare avanti nel nostro percorso, se così sarà è normale che continueremo a cercare di fare sempre meglio a quello che stiamo facendo. Prego Luca Guerra. Sì, buon pomeriggio direttore, torno un attimo sul campo. Mi colpiva una statistica recentemente: dei 10 giocatori più impiegati da Mignani, 8 l'anno scorso erano in Serie C, 6 con il Bari, 2 invece sono Caprile e Benedetti. Possiamo dire che questo Bari ha dato un messaggio anche un po' al mondo dei suoi colleghi, cioè che pescare in Serie C e partire dallo zoccolo duro della Serie C può dare risultati? La continuità, il fatto di preferire il gruppo ai nomi, è stata questa la ricetta vincente sin qui? Luca, guarda, io non voglio dare nessun consiglio ai miei colleghi, ognuno fa il calcio che ritiene meglio. Io nel mio percorso, se andate a vedere, partendo dal primo anno di Castellammare, ho sempre cercato di andare a cercare nelle categorie inferiori, in base a uno dove si trova deve cercare di portare il meglio. Per me in Serie C ci sono degli ottimi giocatori, lo dice la storia, bisogna avere solo un po' di coraggio e ogni tanto un po' saperle anche aspettare. A volte le piazze magari hanno delle pretese di avere dei nomi, perché servono un po', secondo me, più alle piazze che più alla realtà dei fatti. Il tempo dice sempre quello che poi è il valore delle squadre, come vi ho sempre detto all'inizio. Quel tappeto verde sarà il giudice di tutto. Quindi io ad oggi sono soddisfatto, il mio percorso, quello che sarà, il mio essere è sempre cercare di creare qualche giocatore. Sono le più belle soddisfazioni che puoi avere in questo ruolo. Prego Davide a Brescia. Sì, direttore. Prego Paolo Ruscitto. Volevo chiedere, direttore, rispetto a questo percorso, no? Perché sappiamo che tutti lo definiscono straordinario, impensabile la vigilia del campionato. Lei è un po' l'uomo mercato, no? Tanti dei giocatori di questo Bari sono delle felici intuizioni, delle scoperte, giocatori che adesso insomma sono anche corteggiatissimi. Le chiedo, nella rincorsa che a un certo punto si sperava di compiere nei confronti del Genoa, visto di Cesare ha parlato di piccolo rimpianto da riscattare magari poi negli spareggi promozione, vede in quelle settimane di calciomercato dove le strategie societarie hanno condizionato anche il suo operato un momento chiave magari per poter dare anche un'ulteriore spinta a questa squadra in una fase cruciale del torneo? Mi riferisco alle partite di Palermo, anche a quella di Perugia, dove insomma il Bari è arrivato un po' corto da quel punto di vista con la panchina. Guarda Paolo, io sono abituato nella vita a fare ma non a dire, quindi a pensare al passato secondo me è un po' da perdenti, perché se andiamo a parlare con tutte le squadre ognuno ha dei rimorsi, no? Invece io penso, come ho detto anche l'anno scorso, non so se vi ricordate, quando si arriva in fondo quello che si ha è quello che si merita. Se ad oggi la squadra ha fatto il terzo posto è perché quelle due davanti sono più forti. Il più forte non può essere solo nei singoli giocatori, per tanti momenti. Vuol dire che noi nei momenti decisivi dovevamo fare quello step per alzare l'asticella e non ci siamo riusciti. Non è che c'è tanto da rammaricare, c'è da essere realisti. Quindi io sono orgoglioso di questi ragazzi, gli farei un applauso che non finisse più, e poi ci andiamo a giocare quegli spareggi che si sono meritati anche da favorita. Quindi più di questo non ti posso dire. Andare a gennaio, che abbiamo perso dove? A Palermo? Ma a Palermo abbiamo strameritato di non perdere e di vincere addirittura la gara, l'abbiamo persa. Purtroppo è il percorso di una squadra. In un lungo anno ci sta che si perdono le partite. Forse l'unica partita che meritavamo di perdere era con Perugia, e forse Perugia era nel momento migliore.
cioè i percorsi sono questi qua, bisogna guardare avanti, non girarci indietro, trovare il capro espiatorio, perché la società ha fatto tutto quello che era nelle sue corde, e che sapevamo che era una prima stagione dove si voleva un attimo prima ripianare il bagno di sangue che è stato fatto negli anni, quindi un anno di assestamento. Poi se quest'anno di assestamento, grazie a questi grandissimi giovanotti che hanno creato una grande squadra, grazie a questo tecnico che nessuno ci credeva, e lo possiamo dire, sono stati una squadra che ha fatto parlare a tutta l'Italia. Se abbiamo dei singoli giocatori che sono sulla bocca del mercato di tante squadre, è perché grazie a quel gioco di squadra, perché qua non siamo al tennis ma siamo al calcio, che si gioca neanche in 11 ma in 20, 22, 23, 24 e 25, qual era la rosa del Bari, è stato fatto un lavoro straordinario. Quindi il percorso forse è stato anche accelerato per quelli che erano i programmi, perché era un anno di assestamento, è stata fatta una terza posizione, quindi su questo poi si lavorerà. Ad oggi teniamoci questo, siamo orgogliosi ragazzi, e vorrei che tutti portassimo una sola linea, quella di stare vicino a questa squadra che ha dato tantissimo a questa città. Abbiamo girato tutta l'Italia, abbiamo battuto veramente ogni minimo sforzo, ogni goccia di sudore, ogni contrasto fino all'ultimo secondo in ogni campo della Serie B, in una Serie B equilibratissima dove ti dimostra che ci sono due retrocesse che hanno un budget da milioni e milioni di euro. Quindi questo è quello che bisogna battersi, tutto il resto sta a zero, sono chiacchiere, questa è la verità. Prego Davide Brescia. Direttore, guardando un po' al percorso di questi due anni, qual è la cosa che la rende più orgoglioso del suo operato? L'aver ripianato il famoso bagno di sangue, l'aver creato un valore in questa società perché ha tanti giocatori di proprietà, l'aver scelto Mignani e averlo confermato in Serie B, diciamo, qual è tra queste la rende più orgoglioso? E poi una domanda su di lei proprio a livello di percorso, perché ha vinto la Serie C due volte, si è salvato in Serie B in maniera miracolosa con l'Ascoli, ora terzo con un budget più basso rispetto alle altre. Ciro Polito si sente pronto per il salto in Serie A a prescindere dal Bari? Allora, per quanto riguarda la prima domanda, ripeti un attimo. Ciò di cui si sente orgoglioso. Ok, perché poi dopo penso nel frattempo che parlo. Non mi rendo più orgoglioso, ti dico la verità, a vedere 52.000 persone allo stadio. E quello comunque è una vittoria che fa parte del nostro lavoro, no? Perché vuol dire che di aver creato qualche un'alchimia con la città, è quella di aver riportato tanta gente allo stadio, di essere nei primi 10 d'Europa come media spettatori, e poi per non andare nei singoli, perché potrei citarne tanti ma non ho voglia di citarne neanche uno, sta a voi diciamo giudicare, e poi comunque il mio operato già è sotto gli occhi di tutti, e questo ringrazio tutti, quindi non ho voglia di esaltarmi, ho voglia di dimostrare, di fare di volta in volta, e quindi sono veramente super soddisfatto sotto questo aspetto, perché quando sono arrivato mi ricordo che era una città molto spaccata, anche voi media, la società, quindi aver riportato in una grande unione tutti quanti insieme, quella è una grandissima vittoria. Per quanto riguarda personalmente, sono uno che l'ho dimostrato negli anni, che io le sfide non mi sono mai preoccupato. Avevo fatto veramente una salvezza miracolosa ad Ascoli, e questo è sotto gli occhi di tutti, ed aver riaccettato una Serie C, anche se era Bari, che è un campionato molto balordo, dove c'è un solo posto per vincere, con tanta concorrenza, e questo dimostra che a me le sfide non fanno paura. Se un giorno sarà Serie A col Bari, spero col Bari, e sono sicuramente... Sono pronto a livello umano, ok? Tecnico, poi in tutte le cose bisogna avere sempre anche un po' di fortuna, un supporto anche da parte della società, che secondo me è sempre fondamentale. Prego Marco Iusco.
Direttore, le chiedo invece una battuta su due giocatori che stanno facendo un percorso un po' differente. Uno che era una scommessa da Milseter, sta dimostrando comunque una certa crescita in quest'ultimo periodo e sicuramente potrà tornare utile in questo finale. E l'altro che gli è mancato un po' quello step, come disse Mignani un po' di tempo fa in una conferenza stampa, che è Schidler. Qual è il suo punto di vista su questi due giocatori che stanno compiendo comunque il loro percorso di crescita? Guarda, partiamo da Aurelien Schidler, è un giocatore che c'è stato un momento che ha dato anche qualcosa alla squadra, il periodo di Cittadella, ha fatto gol decisivo, ha fatto un assist, ha fatto anche il suo percorso un po' altalenante, dove da lui ci aspettiamo di più in prima persona, perché io l'ho visto giocare diverse volte, è un giocatore con tantissime qualità, sicuramente ha sofferto l'impatto con il nuovo campionato, l'abbiamo detto più volte, però lui deve dare di più, questo è poco ma sicuro, e sono sicuro che è un giocatore che alla lunga potrà dire la sua. E invece di Damisseter l'ho detto diverse volte che la sua problematica numero uno era a livello fisico, e quindi una volta che tu ce l'hai a disposizione un giocatore che per qualità fisica e tecnica poteva essere un supporto grande a questa squadra, che comunque in questo momento sta dando, e sono sicuro che potrà dare ancora molto. Speriamo di averlo sempre così disponibile negli allenamenti, come abbiamo fatto, abbiamo provato più soluzioni per curarlo, veramente gli siamo stati vicini in tutti i modi, il ragazzo è riconoscente al massimo, e magari speriamo che possa essere riconoscente con un gol decisivo, e sarebbe proprio la ciliegina sulla torta. Prego, Leonardo Gaudio. Allora, direttore, io avrei una decina di domande da farle. Leonardo, però tu sei sempre pericoloso, fa domande, mamma sì, mia, sì, quando no, arrivi spero tu. Spero di toccare almeno quelle più importanti. Esagerare, fanne allora, una, intanto, massimo due. Una alla volta, Leonardo. Una alla volta. No, una alla volta. Intanto io il tuo futuro lo vedo a Bari, perché... Ah, meno male. Sulla questione multiproprietà sicuramente i De Laurentiis hanno già in mente a chi affidare la successione, e penso che all'interno di quella cessione ci sia la riconferma sia tua che di Mignani. Questa è la mia opinione. Poi vorrei un attimo tornare sulla questione del mercato di gennaio, perché i calciatori che sono arrivati hanno avuto un minutaggio diciamo inferiore rispetto a quello che si aspettava. A Bari si aspetta ancora un vice Maiello, un vice Botta, un attaccante strutturato, e quindi io perciò ti ho detto, Leonardo, tu quando fai domande veramente riesci pure in un momento così bello. No, fammi finire. No, ti faccio finire, no, fai finire tu a me. Ti rispondo sulla prima domanda. Ascoltami bene. Allora, partiamo da un presupposto. Io qua sono arrivato con la famiglia De Laurentiis, ok? E questo ve lo posso garantire. Nel momento in cui non ci sarà De Laurentiis, non è che sono loro che decidono il mio futuro lo decido da solo. Questo è poco ma sicuro, perché nel momento in cui io ho scelto di venire qui con una proprietà che sa chi è Ciro Polito, ormai sono due anni che lavoro con loro, visto che è un mondo molto particolare per quanto riguarda questo ruolo qua, e io vorrei farlo come lo faccio io, di essere comunque una figura principale. Allora, sotto questo aspetto non me ne voglia chi arriverà, non è una questione che non sono un oggetto e tu mi dici metto Polito nel pacchetto, il pacchetto me lo metto da solo, questo, siamo chiari. Quindi chi arriverà, se avrà il piacere di mettere Ciro Polito a capo della guida tecnica del Bari, ci sarà dei bei colloqui e capire chi arriverà, perché il mondo nostro è fatto di tante proprietà con tanti personaggi intorno che tutti sanno, ok? La famiglia De Laurentiis invece rispetta i ruoli, e questa è la cosa numero uno. Quando ci sarà il presidente De Laurentiis ci possiamo sempre sedere e parlare la stessa lingua. Per quanto riguarda altri, questo non garantisco niente a nessuno, perché bisogna capire i programmi e chi arriverà. Sotto questo aspetto qua non transigo. Proprio quando riguarda la seconda domanda, c'è poco da fartela finire, sai perché? Perché noi siamo una squadra, l'ho detto prima, che è al terzo posto, e non voglio rimorsi, perché la squadra ha fatto talmente tanto che a gennaio, l'ho detto più volte a più riprese, mi fate morire quando voi dite il vice Maiello, aspettate che Maiello a Bolzano dopo due mesi e mezzo da gennaio avesse preso
una botta al collaterale e si fermava per 25 giorni. E doveva essere un giocatore di tale livello. Chi sarebbe stato questo giocatore che arrivava a aspettare che Semmael si facesse male? Io non penso che Benali stia facendo un percorso diverso, perché Benali, che è un signor giocatore, voi dovete sapere che non è che si prendono dei giocatori a caso, perché il nostro allenatore ha delle pretese particolari dal playmaker, ok? Che non è una questione di qualità dei giocatori. Benali, che adesso, dopo un po' di tempo che sta qua e riesce a colmare quel desiderio dell'allenatore, io penso che Benali forse l'ultima volta è stato migliore in campo, no? Mi sbaglio o non mi sbaglio? C'era un giocatore superiore a Benali, aspettare quando mai glielo mancasse. A volte noi, perciò io su certe cose mi arrabbio, sapete perché? Che io vado per i fatti e voi andate per le chiacchiere stanno a zero, ci vogliono i fatti nella vita. A gennaio una squadra che stava lassù non aveva, l'ho detto più volte, non aveva bisogno di titolari, aveva bisogno di giocatori che si mettessero a disposizione nel caso ce ne fosse bisogno. Io credo che tutti quelli che sono arrivati hanno dato un supporto importante, dico bene o dico male. Cioè il ragazzino che non esisteva ci ha fatto vincere almeno 3 partite, e che si chiama Moragliori o si chiama Caso, cambia qualcosa? No, cioè perciò io a volte mi arrabbio perché vorrei che voi parlassi, noi parlassimo tutti alla stessa lingua, quella di parlare positiva, andare a trovare a gennaio, e ci ha passato 4 mesi. Io parlo, fra 15 giorni abbiamo i spareggi e ci giochiamo la vita. Io voglio che noi, sono venuto qua per far capire alla città che noi in Serie A ci vogliamo andare, ok? Perché io nella vita voglio solo che migliorare, non voglio peggiorare, e se c'è un'occasione nella vita per sfruttarla, la sfrutto come un carro armato. Se ce la facciamo siamo stati dei grandi, se non ce la facciamo sempre dei grandi sono stati, ragazzi, ma se state sicuri che ce l'abbiamo messa tutta per provarci, è questo che sia chiaro. Io vorrei che la partita ai playoff, la semifinale in casa, l'arbitro quando entra c'è Fischietto che gli trema talmente dal boato che c'è, quella è la cosa più bella che mi aspetta. Quella che è passata fa parte dei perdenti, non piangiamo sul latte versato, guardiamo avanti, ok Leonardo? Perché già lo so, tu fai sempre domande un poco che pizzica. Siamo qua a parlare di playoff, ma parli di gennaio. Ma Moragliori, lo sapete che Moragliori me l'ha chiesto la squadra di Serie A? Lo sapete sì o no? Ok? E quindi abbiamo fatto bene, abbiamo fatto male. Poi il vice botte, abbiamo Foloruce, abbiamo recuperato Seter, abbiamo Esposito, è uno dei migliori giovani d'Italia, lo sta dimostrando, che dira. Quando ne dobbiamo avere ancora? Quando ne dobbiamo avere? In mezzo a campo ne abbiamo 7. Scusate, noi siamo al terzo posto. Allora, per fare un passo in più, non è prendere un giocatore in più. Non, perché dopo le squadre sono... si sono formate così, prendere un nome in più serve solo a destabilizzare, ma non a dare. Ormai la squadra era già allineato sotto quella linea, sotto quell'aspetto lì, che è una squadra, prima il gruppo, non esiste il singolo, ho sempre lavorato per il noi e non per l'io, e quindi nessuno me lo deve distruggere. Io sono pienamente soddisfatto per quello che è stato fatto. Non ho rimorsi, non ho rancori, ho una sola linea in testa mia: provare a raggiungere la Serie A con questa squadra e con questi giocatori. Moragliori, Benedetti, Caprile, che dira, ce li rimpiangono tutta la Serie B, anche quelli che hanno speso fior di milioni di euro. E da qui non voglio più parlare di gennaio. Prego Ragnini. Sì, buon pomeriggio direttore. Allora, con questo incontro in realtà si chiude, o non so se si chiude, un ciclo di incontri importanti in vista dei playoff, perché qualche giorno fa abbiamo avuto Mignani, prima ancora abbiamo avuto Di Cesare e ora c'è lei, quindi secondo me sono le figure fondamentali di questo Bari. E tornando alle conferenze appunto di Mignani e Di Cesare, si è parlato molto di quella che è la tifoseria della piazza. Mignani ha detto che ama lavorare e allenare in questa città, e che magari quello che per certi versi si può definire un po' lo squilibrio in certi casi della piazza, in realtà è il troppo amore. Ovviamente anche Di Cesare ha lusingato la piazza e ama giocare qui, però ha detto che magari questa mancanza di equilibrio in certe volte, in certi casi, può essere un limite. Lei cosa ne pensa? Dove pende il suo ago della bilancia anche in vista dei playoff e di quello che immagino sarà l'entusiasmo travolgente? Ma io pendo sulla realtà dei fatti, dove una città così grande che ha un grande seguito devi aspettarti di tutto, anche il rumoreggiare della gente,
anche se a volte può dare fastidio, ma ognuno è libero di pensare ciò che vuole. Però l'amore che ha questa città, l'amore viscerale verso la propria squadra, i propri giocatori, è non è unica, perché in Italia ce ne sono tante, ma è una delle top ten italiane, e quindi ci sta pure questo. In ogni città c'è il suo perché, quelle città diciamo che portano 50-60 mila persone allo stadio, quindi onestamente è meglio avere una città che ti dà, e poi almeno sì, è vero che nei momenti negativi ti viene contro, ma fa parte di un percorso anche di un calciatore. Quando vi dico che la il peso di una città dipende anche dove ti trovi, qua è giusto che peso sia, e i giocatori sono pagati per questo. Prego, Antonio Belacicco. Sì. Salve direttore, una battuta sui playoff, perché a questo punto parliamo di questo. È chiaro che nessuno vuole dare un nome di una squadra che volete evitare, che volete affrontare, perché chi arriva lì è tutto forte, però per quello che si sta vedendo in queste settimane, ci sono delle squadre più di altre che lei teme, che vuole citare in questo pomeriggio, delle squadre che magari arrivano da dietro, oppure i grandi nomi Cagliari e Parma, il Sud Tirol che ha fatto un grande campionato, qual è la sua? Guarda, sono sincero, non te lo saprei dire qual è quella migliore da affrontare, perché è vero, se ti dovessi dire Venezia è quella che sta arrivando con grande forza, e secondo me può dire la sua in questi playoff, però i playoff sono talmente strani, sono partite dipese molto da una giocata, da un calcio d'angolo, da una produzione diretta, capito? Oggi col VAR può succedere di tutto, quindi secondo me sono partite talmente tirate che faccio fatica a dirti chi vorrei incontrare, sono tutte forti, e quindi è quello che poi dobbiamo avere noi più che avere gli altri. Se noi facciamo quello che abbiamo fatto in un anno intero, il pensiero sarà anche per gli altri, non sarà solo per noi. Prego, Franco Cirici. Allora Ciro, intanto io vorrei ristabilire un attimo un fatto che secondo me è stato poco sottolineato, ma non lo faccio per fare pipponi come mi accusa qualche signore che commenta, ma non qui. Noi abbiamo Polito e Mignani che hanno realizzato non un miracolo ma una grande impresa. Una grande impresa, secondo me comunque vada sarà un successo, tanto per dirla alla Chiambretti di qualche tempo fa. Considerando tutta una serie di cose avete realizzato una grande impresa. Mi avrebbe fatto piacere se questa cosa invece di dirla io l'avesse detta la proprietà, che non parla con noi da 5 mesi e non ho capito ancora perché. Questo mio intervento è un auspicio affinché il Presidente torni a parlare. Un presidente che dovrebbe essere molto orgoglioso, credo che lo sia, perché lo è sempre emozionato, è sempre orgoglioso, dovrebbe parlare anche con noi, detto che ci fa piacere che parli il direttore sportivo, però non sei l'unico della società, c'è qualcuno che gestisce e che dovrebbe riconoscere pubblicamente il valore dei due professionisti che ha scelto lui per la prima volta, perché quando hanno scelto... Sì, adesso faccio la domanda, sta buono? Allora, se no non la faccio, ho finito qua. No, abbiamo finito. Dai, fai la domanda. Io un po' di professionalità. Quando dico è possibile? Va bene, passiamo cortesemente il microfono ad un altro. Cioè, se no, non parliamo mai. Facciamo quando parliamo dobbiamo dirla tutta. Abbiamo Franco, continua, dai. Abbiamo il direttore sportivo. Vabbè, non fare polemiche, con me non le fare. Quando siamo in pubblico non fare polemiche, ci scazziamo fuori. Allora, io dico che il presidente in una situazione del genere, siamo tutti orgogliosi del Bari, deve venire a parlare. Ma quello che chiedo a te, perché fanno gli elogi a Giuntoli, fanno gli elogi a Spalletti, di Mignani e di Polito non ne parla nessuno a livello nazionale, come dovrebbero parlare. Detto questo, siamo orgogliosi del Bari. A quali condizioni Polito resta se il Bari dovesse restare in B? Perché se in A è tutta un'incognita. Se in B non hanno fretta di cedere, perché c'è l'allungamento al 2028, Polito è un professionista che viene da anni positivi, ha 2 anni di contratto, a quali condizioni resta? Considerando che faccio, perché eventualmente sarebbe davvero un lavoraccio. Franco, fin qua
Per quanto riguarda il presidente, sono sicuro che il presidente di noi è super contento, perché comunque è una persona che parla poco, non è uno che non è un uomo di calcio sotto certi aspetti, e quindi magari tu pensi che lui non si faccia vedere per qualche cosa, ma sono sicuro che lui lo farà prossimamente, perché comunque tra l'altro sono stato insieme a lui sia sabato sia domenica, tutti i giorni insieme con le famiglie. Cioè il presidente è una persona che è prima un grande uomo e poi per me è un grande presidente. Io dico sempre, averceli così in giro, e per questo io vi dico sempre, fin quando c'è lui si può parlare, perché comunque è una persona che ascolta e che comunque ha i programmi ben chiari. E quindi poi per quanto riguarda degli altri, a me non interessa gli elogi che prendono gli altri. Per quanto riguarda l'operato, abbiamo detto anche prima, se parlano di me in giro vuol dire che è sotto gli occhi di tutti, quindi sotto questo aspetto non ho proprio nessunissimo problema, anzi a volte se ne parla anche tanto. Fa piacere, però sappiamo che poi il nostro mondo si vive a giornate. Poi quando finisce il campionato, hai detto bene, è sempre una grande impresa, a prescindere da come finirà. Questo è sicuro. E da queste basi bisogna partire. È normale che la proprietà non è avventuriera. Sa bene che se poi dovessimo rimanere in B e andare avanti con la stessa proprietà, questo poi lo sanno loro, lo sapremo a tempo debito, è giusto che ci sediamo come abbiamo sempre fatto e si fa un programma, anche sempre per cercare di alzare il livello, perché comunque la città non è che poi si può andare a ritroso, si può guardare sempre avanti. Perciò vi ho detto prima, è stato fatto un percorso di crescita in anticipo, perché se avessimo fatto un campionato normale, anomalo, giusto come erano i programmi, una salvezza tranquilla, anomale che alzavamo l'asticella. Adesso qua l'asticella, avendo fatto un terzo posto, sarebbe la serie diretta. Quindi quando sarà a bocce ferme ci fermiamo e disquisiamo di tutto, quindi su questo non c'è nessunissimo problema. Ve l'ho detto più volte, io qua sto veramente bene, io e la mia famiglia stiamo in una, come posso dire, come se fosse casa mia ormai, e quindi è normale che questo è il mio mestiere. Sono una persona, lo sapete, ambizioso come lo sono tutti nel proprio mestiere, ma io lo sono. Da 7 anni che ho iniziato, mi sono sempre messo in gioco ogni volta in situazioni non semplici, e quindi è normale che io guardo sempre più in alto possibile. Quello che poi dico alla gente quando mi ferma e mi dice, direttore, ma noi ci vogliamo andare? Certo che ci vogliamo andare in Serie A, che andiamo a perdere? Sono occasioni che, come dici, il treno quando passa bisogna salirci, e quindi è normale che ci vogliamo salire. Personalmente ci voglio salire in un modo repentino, perché poi il calcio, ci saranno momenti meno felici e che sarà pure più difficile poi da gestire. Quindi andiamo avanti per la nostra strada, quindi tranquilli, ci sa che magari a volte tu puoi fare una domanda anche un po' più accesa, ma sono magari sensazioni che hai, ma sono sicuro che la proprietà non starà qui a guardare. Intanto i complimenti a Polito e a Mignani li facciamo noi. Ciro, faccio un piccolo passo indietro per guardare già subito all'immediato futuro. Subito dopo Pisa-Bari si è scatenato da più parti, chiamiamolo così, un movimento di opinione anti-Bari, accusato di favoritismi arbitrali nel corso di tutta la stagione. Ti chiedo come rispondi a queste critiche, se vuoi rispondere, e soprattutto se temi che questo clima possa in qualche modo possa creare dei condizionamenti esterni in vista dei playoff. Ti posso dire una cosa, hai detto una cosa giusta, a volte il non parlare sembra che uno, il silenzio non ci dobbiamo far sentire, però io un po' ormai ci sono da tanti anni nel calcio, a volte più si parla e peggio è, perché recriminare è un segno di debolezza. Io dopo Pisa ne ho sentiti di tutti i colori, ha ragione, e per me vedi che poi dopo i risultati quali sono. Invece di pensare alla realtà delle problematiche che può avere in quel momento la squadra, ci appoggiamo a dei errori arbitrali pseudi che tutti possiamo recriminare. Noi ne abbiamo avuti diversi, ma nel bene né male può succedere, qualche volta ci è andato anche a favore, ma non è che si fa, io non penso mai alla cattiva fede, e quindi sono esseri umani che vanno supportati, vanno aiutati, a meno che non sia proprio una cosa eclatante, le cose bisogna prenderle e guardare avanti, perché bisogna guardare alle problematiche vere del momento in cui la squadra sta passando, piuttosto che appellarci agli errori arbitrali, che sono una cosa che non ci appartiene. A noi non ci appartiene, noi abbiamo sempre recriminato molto poco, perché è giusto che si lasciano lavorare, e quindi sono serenissimo per i playoff, non penso che c'è
una ritorsione nei nostri confronti per quanto riguarda i torti arbitrali che gli altri hanno ricevuto, e noi, anche perché noi favoritismo non abbiamo avuto praticamente niente, abbiamo avuto il nostro, qualche cosa ci è stato torto, ma noi rimaniamo sul nostro, andiamo avanti a pensare a quello che la squadra è in grado di fare. Prego, Claudio Mele. Allora, statistiche alla mano, da quando ci sono i playoff, quindi 9 stagioni, solo 2 volte le terze sono state poi promosse in Serie A. E il dato sorprendente a mio avviso è che la maggior parte delle volte ad ottenere la promozione sono state squadre che sono partite dal primo turno, quindi le quinte scendendo. E questo è anomalo, leggendo proprio il regolamento, che dovrebbe dare una posizione di vantaggio appunto alle terze e alle quarte. Quindi la domanda che le faccio è: crede che il Bari parta da un certo punto di vista avvantaggiato rispetto alle altre, oppure si può dire che tutte partono allo stesso livello, e quindi cosa deve avere il Bari più delle altre per alla fine vincere? Guarda, il regolamento è questo e quindi ce lo prendiamo. Sarebbe stato più bello come quando io ero un ragazzino, ero il terzo portiere della Salernitana, che andavano su 4 squadre, no? Quindi a quel punto saremmo stati promossi di largo anticipo. Ci prendiamo quello che è. Oggi sapevamo che il regolamento è questo qua, e vince per me quella che è più forte in quel momento, che è quello che ci arriva meglio sia a livello fisico che mentale, e che, come si suol dire, un po' di puntini ci vuole sempre in queste gare molto ristrette. Quindi questa è la realtà dei fatti. Poi le statistiche sono fatte per essere cambiate nel percorso e negli anni, e quindi speriamo che la statistica a sto giro la invertiamo un po', anche se l'anno scorso ha vinto il Monza, che ha fatto il terzo posto, quindi quarto, sempre nella fase finale, sempre quella che poi ha superato il Pisa, era terzo. Erano a pari punti quelle che siamo riusciti anche a evitare noi in caso di pareggio col Sud Tirol, quindi questo problema noi non ne abbiamo. Prego, però non ci dobbiamo cullare sul terzo posto, si parla 4 pareggi, no, bisogna sempre andare avanti e cercare di ottenere i migliori risultati in campo per la qualificazione. Direttore, la grinta che ha manifestato anche oggi è quell'elemento che mi ha sempre fatto capire personalmente, sin dal ritiro di Roccaraso, che come ricordo abbiamo seguito, che questa squadra non avrebbe concorso per una salvezza tranquilla, ma per un campionato da protagonista. Fatta questa premessa, le chiedo, non c'è nessun dubbio sul fatto che il 2 di giugno questo stadio vedrà probabilmente non meno di 50.000 spettatori? Un pubblico che è sempre stato straordinario, i numeri li ricordava, Bari è incantato da questo punto di vista, non sempre ricevendo purtroppo fino in fondo, no, quei risultati più che le prestazioni nello stadio di casa. Le chiedo, ai playoff purtroppo questi limiti, errori o insomma queste criticità non si potranno verificare se si vuole davvero puntare a quell'obiettivo. Allora le chiedo, come pensa di riuscire a trasferire il suo carisma al gruppo, allo spogliatoio, per fare in modo che davvero adesso quei 50.000 diventino realmente un punto di forza per questa squadra? Hai ragione, nel momento in cui sono arrivati 50.000 non siamo mai riusciti a dare una soddisfazione totale a questa città, a questo pubblico, e quindi magari, come ho detto prima, visto che le statistiche sono fatte per rompere, allora diciamo non è la prima volta, ma sarebbe una delle poche volte, perché quando veramente c'è stato tanto grande pubblico non c'è stato un grande risultato, però come hai detto ci sono state anche delle grandi prestazioni, e quindi dobbiamo fare in modo che quel boato esploderà per queste prestazioni, anche per un grande risultato. Il mio carisma, la mia voglia di ottenere, i giocatori ormai lo sanno, io vivo giorno per giorno con loro, e prima di ogni gara, se sia in ritiro, che sia il venerdì o che sia proprio addirittura prima della gara, io mi unisco sempre a loro a dire 2 parole, perché secondo me l'unione è la cosa che ti può portare più avanti possibile. Luca Guerra.
Sì, direttore, intanto le chiedo anche una battuta su Pucino. Sappiamo che, diciamo, c'è un legame tra voi che va oltre anche il biennio di Bari, una perdita importante in questa fase della stagione. Le chiedo anche dal punto di vista carismatico cosa rappresenta Pucino, e poi vado sui giocatori in scadenza, perché ne avete un po': avete Mazzotta, lo stesso Pucino, Seter, Molina, Botta, Antenucci. Con loro ogni discorso è rinviato alla fine ufficiale della stagione, o con qualcuno avete già parlato di futuro? Guarda, allora, per quanto riguarda Pucino, a parte il rapporto che io mi leggo ad ogni mio giocatore, perché do tanto e ricevo anche tanto, e quindi Raffaele è uno di quelli che poi ha avuto già un trascorso con me, sono legale, non dico più di gli altri, ma almeno quanto gli altri, perché un ragazzo secondo me è straordinario, prima è un grande professionista, poi a volte può piacere o non può piacere alla gente, ma come ho detto prima non è facile piacere a tutti sempre, no? Però vi posso garantire che è un giocatore di grande garanzia, un giocatore che nei momenti importanti c'è sempre, e quindi secondo me ci mancherà in un percorso di, speriamo, di 4 sfide spareggi, e speriamo anche di recuperarlo. Abbiamo i ragazzini e comunque ha dimostrato ancora una volta di avere delle qualità importanti, e ci teniamo lui insieme ad altri che sicuramente, se ce n'è bisogno, possono sostituirlo, e quindi sotto questo aspetto sono tranquillo. Mi dispiace per lui, ma ritornerà presto. Per quanto riguarda i giocatori in scadenza, no, come ho detto altre volte, ho rimandato tutto alla fine, ma assolutamente in questo momento se ne può parlare di rinnovi. Quando arriveremo alla fine, in base un po' a dove siamo, in base a quelle che siamo, in base ai programmi, si tirerà una linea, ma su tutti i giocatori comunque meritano un'attenzione. Allora, direttore, io sono dell'avviso che il Bari a questi playoff arriva da favorita, non solo perché è arrivata terza, perché dalle semifinali in poi può solo pareggiare e quindi centrare la promozione, e poi anche perché tutte le squadre che parteciperanno ai playoff, nessuna ha mai messo sotto il Bari, almeno questo me lo puoi confermare. Però ti chiedo, quali sono, visto che ci sono tutti questi, diciamo, aspetti positivi e favorevoli, gli errori che bisognerà evitare in questi playoff? Perché lo sai benissimo che i playoff sono un terno al lotto, e qualora il Bari dovesse andare in Serie A, io sono il primo a volerlo e ad auspicarlo, sia chiaro, al netto dei prestiti e di alcuni giocatori che sono stati messi già sul mercato, quanti giocatori di questa rosa sarebbero pronti per giocare in Serie A? Te hai detto che erano 10 le domande, in queste ce ne sono 4 e 3 l'hai fatto, già sono 7. No, queste ce ne sono 4, non è una domanda. Andiamo per gradi. Che il Bari sia favorito è solo per la classifica, non per altro, perché sennò io non voglio essere favorito con nessuno, perché a noi in partenza ci mettevano nella griglia della salvezza a parità col Cosenza, e queste cose non me le dimentico. Poi la squadra ha dimostrato di avere altri valori, però onestamente nei playoff per me non ci sono favoriti, sono tutte partite tirate, gli errori da non fare. Leonardo, è una domanda da 1 milione di dollari, da non fare, non bisogna, quello che ti posso dire, non bisogna calare l'attenzione su ogni minimo particolare, che partendo da un calcio da fermo, dove ti posso dire, se proprio devo trovare un neo, abbiamo fatto pochissimi gol sui calci da fermo, ok? Allora magari ai playoff, che saranno partite tirate, sfruttare un po' i calci da fermo, che non sarebbe male, visto che tante squadre, il Genoa non so se è quella che ne ha fatte di più, ma secondo me più o meno sì, e questo è un valore aggiunto, colpa mia che non ho preso un grande battitore, colpa mia, questo è bello, e quindi questo ti posso dire. Per quanto riguarda la Serie A, quando verrà non ci faremo trovare di sorpresa. Poi di questi giocatori, per me tanti di loro possono approdare in A e dire la loro in Serie A, perché negli anni la storia dice che tantissimi giocatori che per arrivarci in A devono vincere con la propria squadra, altrimenti la Serie A non la vedrebbero mai.
ci sono passato anche io, sono uno di quelli che ho giocato in Serie A e ci ho giocato anche da protagonista, ma se non avessi vinto col Catania, secondo me la Serie A la guardavo in televisione. E quindi poi sono andato in A e ho dimostrato che anche in Serie A potevo dire la mia. Quando andammo in Serie A col Catania, faccio un esempio che ho vissuto sulla mia pelle, non mi ricordo, ma secondo me eravamo più di 12-13 giocatori della B, ma protagonisti in A, i Mascara, i Spinesi, i Baiocco, Sottil, tutta quella gente erano titolari in B, erano titolari in A. E non diciamo, ma sono passati 15 anni, non conta niente. Per me il calcio è sempre lo stesso, anche se passano gli anni. Ci sono dei valori, se hai dei valori in squadra, l'abbiamo dimostrato anche noi col salto dalla C alla B. Per me è la stessa cosa dalla B alla A. Per me ci sono dei giocatori che possono giocare in A anche da protagonisti. E il Bari ne ha tanti. E poi, scusa, un'altra cosa, sul mercato non abbiamo messo nessuno, sono gli altri che chiedono i giocatori del Bari. Vabbè, è diverso, hai capito? Perché se il Bari va in A, ok, come tutti ci auguriamo, non è detto che qua partono dei giocatori richiesti, forse la Serie A la fanno al Bari. E quindi questa è una cosa che voglio precisare, noi sul mercato non abbiamo messo neanche un giocatore, perché la proprietà non ha bisogno di soldi, è una proprietà talmente solida che è attenta a spendere sicuramente, ma è una società che non chiede elemosina a nessuno, ha fatto sempre con le proprie forze investendo in milioni di euro. In chiusura, Enzo Tamborra. Sì, insomma, giustamente abbiamo definito questo campionato straordinario, no? Anche perché Bari ha avuto continuità sempre nelle prime posizioni e non ha avuto delle fiammate, ma è stato sempre lì. C'è un momento nel quale questa squadra, una partita, un momento particolare nel quale questa squadra ha sorpreso anche te in positivo, cioè ti ha lasciato a bocca aperta, perché insomma non è facile mantenere questo standard per tutto un campionato, ma c'è un momento nel quale ha fatto una cosa che tu neanche ti aspettavi? Guarda, hai detto bene Enzo, quello che ha avuto di bello questa squadra è la continuità, che non è semplice un campionato del genere. Se proprio ti devo dire, il momento un po' più che la squadra è sembrata un po' spenta era proprio col Perugia in casa. Forse noi non eravamo al top e loro erano nel momento migliore, se vi ricordate, perché poi questo campionato è anche affrontare le squadre nei momenti migliori e nei momenti peggiori. Loro erano in un momento buono, andavano forte, noi forse era un momento di calo, che è fisiologico. Però sotto l'aspetto campo hai detto una cosa sacra, questa squadra non ha subito con nessuno, ha pure perso, ma ha perso anche dignitosamente, ha pareggiato tante volte, meritando anche di vincere, ma difficilmente la cosa più che mi risalta in mente, ha vinto una gara per dire mamma mia oggi abbiamo fatto una rapina, che succede nel calcio, non c'è mai successo, quindi abbiamo avuto una continuità anche di prestazioni veramente altissimo. E sperando che questo ce lo riporterà ai playoff, perché se il percorso è questo qua, veramente poi saranno anche problemi degli altri. Perciò lo standard nostro oggi è alto e dobbiamo solo mantenerlo. E ringraziamo il direttore sportivo Ciro Polito, l'appuntamento è a venerdì sera a Luigi Ferraris di Genova. Grazie. Un abbraccio a tutti, buona serata. Ciao.